Mister, questa era la festa di auguri un po' di tutta l'Entella, le sue impressioni la prima volta a cui assisteva a questa festa? No, ottime impressioni, tra l'altro si dà anche voce, si fa vedere quello che c'è dietro alla prima squadra, poi il futuro dei giovani, quindi sono loro il futuro dell'Entella e non solo, quindi molto bello, molto carino. C'è tanta tanta gente che lavora per far sì che ogni settimana tantissimi ragazzi, giovani, giovanissimi vadano in campo, ma per costruire qualcosa di importante deve essere fatto in questo modo, quindi sono molto felice di essere stato presente oggi. Il presidente diceva che prima delle partite siamo un po' tutti nervosi perché chiaramente si sentono comunque questi impegni. C'è questo impegno con la Juventus Under 23 che è apparentemente soltanto una squadra, diciamo così, che in classifica è dietro ma che ha dei valori tecnici molto importanti. Prima delle partite io sono abbastanza tranquillo, bisogna avere la tensione adrenalinica della partita, come è giusto che sia. E la Juve, come tutte le altre squadre in categoria, è una squadra importante, forte, difficile da affrontare. E non solo per il blasone che porta il nome, ma per quello che comunque loro stanno facendo, soprattutto nelle ultime settimane, rispetto a quello che magari hanno fatto ad inizio stagione, hanno sistemato un bel po' di cose. Hanno lavorato su determinati concetti importanti. Sarà una squadra difficile da affrontare come tutte le altre. Abbiamo visto le immagini dei gol segnati fino a questo momento, è emersa una compattezza, il presidente ha detto Boscaglia è stato bravo a dare un'anima a questa squadra e si vede da quella che è la compattezza di questo gruppo. Ma si lavora per questo, prima di tutti quelli che sono gli aspetti tattici, tecnici e anche individuali, bisogna assolutamente formare una squadra. Come diceva il presidente prima, si deve prima pensare all'individuo anche per formare una squadra ed ha ragione, però poi tutto ciò deve essere convogliato appunto nel lavoro di squadra. Noi dobbiamo essere un tutt'uno, con le stesse idee, con la stessa motivazione e soprattutto con gli stessi obiettivi. Se abbiamo questo abbiamo una grandissima base, se non abbiamo questo è un problema. Noi fortunatamente ci siamo riusciti in poco tempo e dobbiamo lavorare su questo. La faccio chiudere con un augurio alla sua Entella e ai suoi tifosi. Ma l'augurio è di trascorrere un sereno Natale, un ottimo fine anno e un grandissimo inizio ai tifosi dell'Entella, a tutti quanti e non solo ai tifosi dell'Entella, ma a tutta Chiavari, perché è una città comunque straordinaria, quindi un auguro di buon Natale e una buona fine e un grande inizio di anno nuovo a tutti quanti.